Ragazzi, sono tornata finalmente, mi metto magari a favore di luce, qui sul canale con un nuovo vlog. Mi vedete, sono ancora in pigiama perché mi sono alzata davvero da pochissimo. Ho pensato, visto che comunque non ho avuto la possibilità in questi giorni, in queste settimane, di girare e editare nuovi video, ho pensato di provare a girare un vlog anche per farvi vedere un po' degli ultimi acquisti che ho fatto da Lidl, nello specifico la linea Sienna Nature, base di olio di mandorle dolci che proveremo insieme comunque nel corso della giornata. Ho appena finito di sistemare la cucina, in realtà ho già svuotato la lavastoviglie e l'ho già riempita di nuovo con tutte le cose che abbiamo usato per la colazione, anche se noi la faremo fuori perché ho proprio voglia di un bel cornetto. Prima di fare qualunque cosa, però, volevo farvi vedere questi due pacchetti che mi sono arrivati proprio ieri. Questo sacchettino è da parte di Mercy Handy, è davvero molto carino perché all'interno ho trovato questo Mercy Handy and Cleansing Gel, quindi un gel, diciamo, igienizzante per le mani alla rosa. Era un'edizione limitata, come potete vedere anche dal colore, per San Valentino. Come sapete, questi gel igienizzanti di Mercy Handy io li adoro, li utilizzo tantissimo perché comunque sono molto profumati, non danno problemi alle mani, si possono naturalmente trovare da Sephora. Mi è arrivata poi questa mega busta da Lala Lab, come potete vedere. In realtà, diciamo che è una cosa che ho fatto fare io, che comunque a inizio gennaio, come vi ho detto nell'ultimo video, sono stata in viaggio di nozze e avete visto già nelle storie, sono stata appunto a New York. E questa è la prova. La Lalab infatti mi ha dato la possibilità di stampare delle foto formato grande e io ho scelto le più belle, diciamo, del nostro viaggio di nozze. Questa sono io, come vedete, a New York, vista Manhattan. Questa mi piace tantissimo. Questa l'ho fatta a Central Park, vedete c'è anche la pista di pattinaggio. Qui eravamo io e il patatone sul ponte di Brooklyn e qui di nuovo sempre noi sul ponte di Brooklyn. Il viaggio di nozze, devo dirvi che vabbè, mi avete chiesto in tantissime come è andata, mi avete fatto gli auguri, è andato tutto molto bene. A New York siamo stati bene nonostante facesse freddo e poi siamo stati a Miami, molto bella, e poi abbiamo fatto una crociera ai Caraibi. E lì anche è andato tutto benissimo. Poi naturalmente permettetemi di organizzarmi un attimo, vi farò anche il video haul con tutti i miei acquisti del viaggio di nozze, perché comunque, cioè, ragazze, a New York soprattutto ho fatto degli affari davvero molto interessanti. Prima di uscire devo anche naturalmente finire di ritoccarmi lo smalto. Ho messo sulle mani questo di Estrosa Estremo, che come potete vedere ho trovato nella My Beauty Box. Questa è quella di febbraio, Share the Love, e abbiamo questo che è il classico prodotto da uomo, la brillantina per capelli che troviamo sempre nelle box, diciamo quelle di febbraio, quelle per San Valentino, un deodorante spray talco e poi due prodotti make-up che già ho provato, questo che è una specie di gloss e questa che è una matita per gli occhi. Ok, ho ritoccato lo smalto, questo naturalmente della Estrosa che ho trovato nella My Beauty Box, e devo dirvi che non mi dispiace perché alla fine resiste sulle unghie. L'unica cosa è che tende un po' a svanire qui nella parte finale. Ok, sono prontissima per fare una bella doccia. Prima che la mia pelle delle gambe si asciughi completamente, un rito che faccio, anzi che sto facendo soprattutto in questi giorni, che ho comprato questo nuovo della Sienna Nature, ossia il Sensitive Body Oil Almond, è naturalmente passarlo su tutta la pelle. Come vedete, come packaging è anche molto simile a quello normale della Sienna Nature, di cui poi vi lascio una foto qui. Ora vi faccio vedere naturalmente come lo applico in modo semplicissimo. Lo metto così, un po' su tutte le gambe e poi vado
con un massaggio. Lo faccio sempre su pelle umida perché comunque in questo modo lo trovo molto meglio. Vedi che l'olio di mandorle dolci comunque ha un enorme potere elasticizzante. E essendo qui in questo prodotto tra le prime posizioni degli ingredienti, insomma, sono davvero contentissima di averlo preso. Metto lo specchio qui davanti perché naturalmente volevo iniziare a truccarmi. Correttore di Avril, questo è il Porcelain, uno dei miei preferiti. Cipria di Sienne. Utilizzo questa palette di Catrice Astrology per il contouring. Metto questo mascara di Essence Rock and Doll, che è bellissimo. Matita per sopracciglia di Sienne, la adoro, lo sapete. Ok, gloss, metto questo qui di Mesauda, l'Extreme Gloss, che mi avete visto proprio spacchettare poco fa. E matita per gli occhi, metto questa della Sumita, che sempre mi avete visto nella My Beauty Box poco fa. E sono pronta, penso che faccio una coda, la faccio meglio al volo e andiamo. Finalmente sono riuscita ad uscire, ho un appuntamento dal medico. Sono appena rientrata in macchina e volevo farvi vedere come prima cosa 18 gradi, sono le 12:49, infatti ca fa caldissimo e intanto voglio anche cambiare stazione perché io sento solo RDS e non so come sono arrivata a RTL 102.5. Comunque stamattina sono riuscita a fare tutto, quindi finalmente si torna a casa. Topa, Topa, vieni amore, vieni fuori. Ah, bella. Ecco, adesso si mangia, amore. Adesso mangiamo, amore. Vieni, vieni, vieni con me. Andiamo. Finalmente pranzo pronto, broccoletti, frittata e un pochettino di pane. Buon appetito, ragazze. Approfitto e mi sto portando avanti anche per la cena. Ho cucinato questi broccoletti. Si è fatta praticamente sera e io di solito quando diciamo non devo uscire il pomeriggio per le 6, le 7 inizio assolutamente a struccarmi. Per questo volevo parlarvi appunto della linea Sienne Nature perché moltissimi dei nuovi prodotti sono proprio per la skin care, quindi prodotti viso. Ma come vi ho fatto vedere anche questa mattina c'è anche qualcosa per il corpo. Comunque adesso vi dico tutto. Allora, la nuova linea Sienne Nature è uscita da Lidl circa 2 settimane fa. L'ho vista perché era, diciamo, nel volantino insieme a tutte le promozioni, quelle in limited edition, quindi non in assortimento permanente, che riguardavano i prodotti per le mamme e per i bambini. Però comunque secondo me è ottima alla fine per tutti noi. Tutti i prezzi dei prodotti che vado ad elencarvi ora, sono sicuramente minori di 3 euro. Come vi dicevo, è una linea composta da prodotti viso e corpo. In realtà ci sono 3 prodotti viso e 2 prodotti corpo. I prodotti viso sono, vi lascio la foto qui perché purtroppo non sono riuscita a trovarli, a trovare la schiuma, ossia una sorta di schiuma struccante detergente per il viso, sempre con lo stesso packaging rosa, quindi a base di olio di mandorle dolci. Il contorno occhi, l'eye cream Sensitive Almond e ancora per il viso la Sensitive Face Cream, contorno occhi e crema viso abbinati. Per il corpo c'è poi il prodotto più economico fra tutti, ossia questa crema mani, sempre alle mandorle, e poi l'olio per il corpo di cui vi ho parlato appunto anche stamattina, avete visto le clip precedenti. Avevo pensato quindi, visto che questi prodotti, tranne l'olio per il corpo, li ho già provati in questa settimana e ho un'opinione più o meno precisa su tutto, di darvi appunto le mie prime impressioni e soprattutto paragonarvi tutti questi prodotti ai prodotti della Sienne Nature, perché siccome me frequentate spesso Lidl, potete capire che assomigliano ai prodotti quelli della Sienne Nature, quindi per farvi capire con il packaging verde che io ormai uso, come sapete, se seguite il canale da anni.
Per struccarmi ultimamente sto utilizzando, perché ho riacquistato appunto questo prodotto della CN Nature, ossia la 3-in-1 Cleansing Foam, che ho visto essere molto simile a quella uscita in questi giorni con la nuova CN Nature alle mandorle. Allora ragazze, se voi avete provato questo prodotto ma alle mandorle, come prima cosa vi chiedo di farmi sapere nei commenti, intanto inizio a struccarmi, se vi siete trovate bene o meno e se insomma consigliate questo prodotto. E soprattutto a me interessa di far capire se questa, diciamo, nuova è simile a questa vecchia della CN Nature classica, diciamo. Questa è quella al limone. Perché comunque se sulla pelle ha più o meno lo stesso effetto, ma cambia solamente magari la profumazione o alcuni ingredienti, io vi dico che è un prodotto fantastico. Perché comunque io con questa schiuma mi sto trovando davvero molto molto bene. Ok, eliminato bene tutto il trucco, asciugo la pelle. Come secondo step per il viso, naturalmente utilizzo crema viso e contorno. La crema viso contiene 50 ml di prodotto, ha un PAO di 12 mesi e naturalmente ha questo pack primario tutto rosa e poi il pack secondario all'interno, come vedete, è molto simile a quello primario. Ha un inci ottimo, però essendo una crema, diciamo, a base di olio di mandorle dolci, ho come l'impressione che mi ha fatto uscire, vedete, questi brufolettini qui sulla guancia, perché comunque io ho una pelle davvero molto sensibile. E applico la crema su tutto il viso e vi dico cosa ne penso. Vedete, quando la applico sulle guance, mi trovo bene, nel senso che ho notato che nelle zone un po' più grasse del mio viso, che in questo caso sono semplicemente le guance, si assorbe molto facilmente. Nelle zone più secche, che nel mio caso sono la fronte e il naso, ho come la sensazione che nutra la parte, però rimane sempre un pochettino, come dirvi ragazzi, un pochettino unta, un pochettino di crema in superficie e ragazzi impiega davvero tanto tanto tempo ad assorbirsi. Quindi diciamo che come prima impressione questa crema non è che mi faccia troppo impazzire e la reputo molto simile alla crema CN Nature al melograno, che non mi dispiace, però comunque ecco, sulle guance già sembra che si è seccata, mentre sulla fronte, cioè se io vado a toccare, sembra che ci sia ancora del prodotto in eccesso, però fra tipo una mezz'oretta o un'oretta il mio viso rimane più nutrito e meno secco. Adesso io non so dirvi se tutto questo è dovuto a questa crema, perché comunque qualche brufolettino lo avevo già da prima. Devo un attimo vedere, altrimenti la sospenderò, perché comunque, cioè, mi dispiace, ho una bella pelle e poi non lo so, vedrò un pochettino. Quindi per me, che ho una pelle mista, questa è un nì. Invece abbiamo il contorno occhi, sempre il packaging primario rosa, contiene 15 ml di prodotto, ha un PAO di 6 mesi e il packaging secondario è sempre molto simile. Io questa la applico direttamente sul contorno occhi, vedete, così. Ne metto un pochettino e poi inizio con l'anulare, che è il dito proprio perfetto per spalmare il contorno occhi. E ragazze, cioè, io sono sincera, non ho, ho un contorno occhi, diciamo, abbastanza occhi infossati, quindi un bel contorno occhi visibile, anche delle belle occhiaie ultimamente. Però ragazze, questa crema mi piace molto, il contorno occhi mi sta proprio piacendo perché lo sento molto meno secco e mi trovo molto bene, mi sono trovata davvero molto bene. Termino la mia skincare con la crema mani and cream almond. Questa non ha il packaging primario, quindi è solo il tubicino. E vi faccio vedere che ha una consistenza abbastanza solida, non troppo liquida.
Questa cosa mi piace molto. Il profumo, ragazzi, di tutta questa linea mi piace da morire. La crema mani si assorbe molto facilmente. Infatti, secondo me, non è una crema adatta a chi ha mani troppo screpolate. Se si hanno mani troppo secche, si ha bisogno, diciamo, di più applicazioni. Chi vuole un'idratazione molto forte, no, non è il prodotto per voi, perché ecco, già si è assorbita e voi potete fare quello che volete. Se dovessi consigliarvi o paragonarvi questa crema mani alla classica crema mani della Sienna Nature, di cui vi lascio la foto qui, sicuramente questa alla calendula è molto buona rispetto alla nuova alle mandorle, perché a livello di nutrimento, a livello di idratazione, ha una forte azione. Infine, ragazzi, vi ho fatto vedere anche stamattina l'applicazione di questo Sensitive Body Oil Almond Intensive Care. Come potete vedere anche dal packaging esterno, è molto simile al classico olio, alla Betulla, quello al Q10 della Sien Nature classica, di cui poi vi lascio la foto qui. Il packaging esterno è molto simile, il packaging interno è identicamente molto simile, anche gli ingredienti sono molto simili. Qui abbiamo più olio di mandorle dolci, naturalmente, ha una profumazione molto buona. Non l'ho utilizzato moltissimo, quindi non so darvi una vera e propria recensione, però oggi ho visto che mi ha idratato la pelle e che si assorbe più facilmente rispetto a questo di cui vi ho lasciato la foto qui. Forse fra i due preferisco quello al Q10, perché lo vedo più un anticellulite, questo più un olio elasticizzato. Ultima cosa, ci tengo a sottolineare, ma penso che già la sappiate, tutti questi prodotti hanno inci ottimi, quindi andate tranquille, se volete acquistarli, provateli assolutamente, perché comunque a livello di ingredienti e a livello di prezzo non sono affatto male. Spero che questa recensione con prove su strada vi sia piaciuta. Io ce l'ho messa tutta, nel senso che ho cercato di provare il più possibile tutta la linea in questi giorni. Vi ho detto naturalmente le mie opinioni sincere. E fatemi sapere tutti i vostri pareri, se vi siete trovate bene o meno. Vi mando un bacio grande. Spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!